Volete vedere chi sono i principali dinosauri che siedono in Parlamento? Casini, dal 1983 ad oggi. Gasparri, dal 92. Poi ci sono personaggi sconosciuti. Elio Vito, di Forza Italia, dal 1992. Professionisti della politica. Ricordate qualche legge fortemente voluta da questi professionisti a vostro vantaggio? Legge per il benessere della gente? Ovviamente no. Sapete il perché? Perché i professionisti della politica lavorano per se stessi e perché hanno un unico obiettivo, quello di rinnovare se stessi e rinnovare la propria poltrona, e vivono dei problemi della gente, perché vivono delle promesse che fanno la gente di risolverli, e se li risolvono è venuto meno la ragione stessa della loro presenza in Parlamento. Pensate alla Lega di Salvini, che vive sul problema dell'immigrazione. Se avesse voluto e se avesse risolto il problema dell'immigrazione, oggi non avrebbe più ragione d'essere. Quindi è il primo partito a cui interessa che permanga il problema dell'immigrazione, così vi chiederà il voto, voi darete lei il voto e loro potranno rinnovarsi perennemente in Parlamento. L'esatto opposto invece di chi dice che la politica deve essere a scadenza, che il politico deve essere a tempo determinato e che quindi in quel tempo limitato deve portare a casa i risultati, deve risolvere i problemi. Quindi viva il limite dei due mandati. Il Movimento 5 Stelle è nato con questi principi e l'esempio straordinario del fatto che si possa fare politica anche prima e dopo i due mandati ce lo danno i nostri fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che questa regola l'hanno inserita. Non hanno fatto neanche un mandato, eppure hanno cambiato il mondo. L'hanno cambiato in meglio, cambiando il linguaggio, disegnandoci, dandoci delle straordinarie possibilità. L'ultima è quella dell'ambiente, della transizione ecologica. Quindi, ripeto, viva il Movimento 5 Stelle, viva il limite dei due mandati.